Presente. Marlotti, Giuseppe. Presente. Soldo. Presente. Lucuccio. Presente. Marino. Presente. Rialdo. Presente. La Villa. Presente. Cicirelli. Presente. Presente. Assente. Marlotti, Loredana. Marlotti. No, assente. 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 Non so più. Vabbè. Buonasera a tutti. Allora, diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Abbiamo 6 punti all'ordine del giorno. Cominciamo dal primo punto all'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267 del 2000. Ragioniere, vuoi introdurre tu, vuoi semmai dai poi anche una lettura, visto che non abbiamo l'opposizione stasera, poteva terminare in maniera diversa questa consigliatura, ovviamente era possibile quello, mancanza di confronto, disinteresse a qualsiasi informazione o a qualsiasi forma di contributo, okay. Purtroppo. Voglio dare lettura dei dati più salienti del rendiconto. Grazie. Diamo lettura a i dati importanti li possiamo dare insieme, nel senso che ci sono 2 milioni e 10 mila euro che risultano in amministrazione, è un fatto positivo, voglio dire, questo è dovuto alla gestione oculata da parte di questa amministrazione comunale. Prego, allora. Però per quanto riguarda il risultato di amministrazione con il quale appunto si chiude l'esercizio 2018, diciamo che l'attività finanziaria svolta dal Comune si conclude ovviamente con il conto di bilancio che consente di confrontare le risorse reperite con quelle utilizzate e di misurare i risultati conseguiti. Il risultato di amministrazione che scaturisce sia dalla gestione in conto residui che da quella in conto competenza deve essere misurata nel rispetto del principio della prudenza. L'esercizio 18, come già preannunciato, si è concluso con un risultato negativo di amministrazione di euro 1.229.439,18. Al riguardo però è necessario evidenziare che, così come disposto dalla deliberazione la numero 113 del 2018 della Corte dei Conti, tale risultato negativo scaturisce esclusivamente dall'accantonamento a valere sul risultato di amministrazione degli anticipi di liquidità non ancora estinti. Infatti, con tale deliberazione, la Corte dei Conti ha rilevato l'errata contabilizzazione degli anticipi di liquidità, sia quelli richiesti ed ottenuti con il DL 35/2013 per 1.805.712 e con il DL 66/2014 per 1.118.228, quindi per un totale di poco meno di 3 milioni di euro, determinando conseguentemente tale risultato negativo. Pur tuttavia, nonostante l'accantonamento degli questi due anticipi di liquidità, quello del DL 35 e del DL 66, non ancora estinti, perché in parte noi nel corso degli anni abbiamo man mano estinto la quota capitale, e quindi attualmente dai 2 milioni e 9 la somma non ancora estinta è 2 milioni 608 849. Quindi nonostante tale accantonamento di 2 milioni e 6, il risultato di amministrazione, seppur negativo, è stato drasticamente ridotto a 1.229.000, grazie alle economie di bilancio registrate sia negli esercizi precedenti, ma in particolar modo nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Cioè, questo vuol dire che, nonostante la Corte dei Conti abbia disposto l'accantonamento dei due, cioè di riportare quindi in maniera corretta i due anticipi di liquidità per 2 milioni e 6, la somma non ancora estinta, nonostante questo, quindi 2 milioni e 6, il disavanzo di amministrazione è di soli 1 milione e 229 mila euro. Questo ovviamente è il motivo perché di 1 milione e 2, perché il risultato di amministrazione prima degli accantonamenti è positivo per 2 milioni e 10 mila euro. Ragioniere, chiedo scusa, fa ragionamenti da ragioniere, ovviamente noi invece facciamo ragionamenti politici, perdonami, abbiamo capito perfettamente tutti quanti qual è la situazione.
e quindi la somma ancora da recuperare, no? Che poi sarà illustrata anche in un altro punto, che è quello del piano di rientro triennale per 400 mila euro all'anno. Però che cosa voglio evidenziare questa sera? Voglio evidenziare la politica, l'amministrazione virtuosa di questa giunta comunale, di questo consiglio, che è riuscita nel 2010, ad oggi, ad avere un risultato di amministrazione al 31-12-2018 di 2.010.536 euro, una somma enorme. Questo grazie appunto a questa politica molto oculata, ha consentito al Comune di Sant'Agata di non fallire per le operazioni fatte dai nostri predecessori, cioè da chi ci ha preceduto, perché hanno contratto talmente tanti debiti senza avere la copertura finanziaria che poi alla fine dei conti siamo stati costretti, in parte loro, in parte noi, a riconoscere questi debiti. C'è una delibera della Corte dei Conti, che potremmo anche tranquillamente definire sentenza, perché viene chiamata delibera, che obbliga l'ente comune di Sant'Agata di Puglia ad accantonare, senza specificare neanche poi cosa fare, poi si vedrà in un secondo momento, poco meno di 3 milioni di euro, vale a dire 2 milioni 900 euro mila euro. Quindi noi una parte dei soldi che abbiamo messo che abbiamo risparmiato nel corso di questi anni, purtroppo li dovremo utilizzare per ripianare questi debiti, il che significa che Sant'Agata nel 2000, con la sua amministrazione scellerata, ha tolto risorse al paese per poco meno di 3 milioni di euro. Se si fosse trattato di un altro comune qualsiasi, il comune sarebbe già fallito, perché con 3 milioni di euro un piccolo comune come il nostro deve dichiarare default. È vero, noi non solo non l'abbiamo fatto, ma abbiamo salvato il comune di Sant'Agata di Puglia. Quello che dispiace a tutti quanti noi, a tutta l'amministrazione, è il fatto di non aver potuto utilizzare purtroppo questi risparmi per opere importanti, dove abbiamo già messo tanti soldi, ma era nostro intendimento mettercene altri, tipo le strade rurali prima di tutto, le strade all'interno del paese e via via dicendo. Siamo stati costretti ad accantonare queste somme e a non poterle quindi utilizzare, il che significa che il danno Sant'Agata nel 2000 l'ha fatto a tutti i cittadini sant'agatesi. Questa è la vera tragedia, non solo perché questa è la continuazione di quanto è stato già stabilito nel consiglio che si tenne all'aperto nel mese di novembre del 2018, e stiamo parlando esattamente della stessa cosa, ma dovremo recuperare ancora risorse, ciò nonostante, per 1.229.000 euro, e per questo saremo costretti a vendere una parte del nostro patrimonio. Cioè questa è la situazione, questa è la fotografia della mala gestione, della gestione scellerata dell'amministrazione Sant'Agata nel 2000. Ecco così, proprio questi numeri sono proprio l'esatta fotografia della situazione finanziaria del comune di Sant'Agata di Puglia. Volevo giusto aggiungere, Sindaco, che l'avanzo di amministrazione, quindi di 2 milioni, nel 2018 era stato per la prima volta sbloccato. Certo, perché la normativa vigente ha finalmente sbloccato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, perché prima non poteva essere utilizzato. Il governo ha inteso sbloccare l'avanzo di amministrazione dei comuni per dare la possibilità ai comuni di, come dire, di erogare servizi, di realizzare opere. A Sant'Agata di Puglia noi e tutti i cittadini sant'agatesi si devono ricordare di ringraziare Sant'Agata nel 2000 per questa bella politica fallimentare che non consente né a questa amministrazione, non consente né a questa amministrazione, né consentirà a chi verrà dopo di noi, mi auguro sempre la stessa gestione, l'utilizzo di queste somme, almeno per il momento. Ecco, questo è il fallimento, e poi vedremo anche altri punti all'ordine del giorno che sono sempre nello stesso stile. Allora, in materia di debiti fuori bilancio, nel corso dell'esercizio sono stati, siamo nel 2018 ovviamente, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per 90.525,18,
di cui 5.700 classificati ai sensi della lettera A, quindi sentenze esecutive, e 84... Che rimangono sempre dal passato, perché sì. Mi permetto di specificare queste cose, perché chi sta dall'altra parte deve capire, questi debiti fuori bilancio di riconoscimento non è per spese dovute a questa amministrazione non impegnate, riguardano sempre il passato. E 84.000 ovviamente, non per sentenze, ma quello relativo alla lettera A del 100.000. Poi in materia di liquidità, per quanto riguarda l'andamento della liquidità, occorre ricordare innanzitutto che il TUEL autorizza il Comune ad utilizzare l'anticipazione di tesoreria solamente per la copertura di momentanee esigenze di cassa, introducendo precisi vincoli quantitativi. Anche nel corso dell'esercizio 2018 l'ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, migliorando ulteriormente l'andamento dell'esercizio 2017 e del 2016, in cui l'utilizzo dell'anticipazione era già stato fortemente contenuto a solo 81 giorni nel 2016. Queste sono cose che abbiamo già detto, Rieto, ma ripetiamole sempre, perché serve ripetere, abbiamo la memoria troppo corta. Anche per l'esercizio 2018, così come per quello precedente, non si è più fatto ricorso a nuovi anticipi di liquidità, anche perché il governo mi ha dato la possibilità agli enti locali anche di ricorrere nuovamente a anticipi di liquidità, però non è stato fatto ricorso. E io voglio solo ricordare che nella gestione precedente si è arrivati al tetto massimo di anticipo di liquidità, eppure non ce la facevano lo stesso gli amministratori di Santa Catarina nel 2000 ad andare avanti. Voglio aggiungere appunto che è stato chiuso, quindi si è chiuso il 2018 con poco più di 4 milioni di euro il conto del tesoriere, quindi avevamo al 31/12/2018 la somma di 4 milioni. Mai visti che i risultati di questo tipo sul conto ovviamente del Comune di Santa Catarina di Puglia, eravamo abituati a conti milionari preceduti dal segno meno e quindi in rosso. Poi, strettamente legato all'anticipo di liquidità, è il calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti, che per l'esercizio in esame è pari a meno 12,67. L'amministrazione comunale paga entro 10 giorni, ovviamente, se viene presentata regolare fattura al comune, perché poi deve essere, come dire, anche chi sta dall'altra parte, l'azienda che eroga il servizio piuttosto che fornisce materiale, a fatturare in tempi brevi. Prima fatturano, prima prendono i soldi. Siamo rapidissimi, ormai i tempi per legge sono pubblici, basta andare sul sito del comune e si legge 12 giorni, è giusto l'esempio? In materia di residui attivi e passivi, quindi sono i debiti che l'ente ha alla fine anno. Quali sono i debiti? I debiti o i crediti? Il totale complessivo dei residui passivi di sola parte corrente alla fine dell'esercizio ammonta a poco meno di 1.000.000 euro, 959.958, a fronte di residui attivi di parte corrente per poco più di 1.000.000 euro. Per quanto riguarda lo smaltimento dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, l'ente dimostra una buona capacità di riscossione, passando da residui attivi di parte corrente del 2017 da 1.600.000, quindi come credito, a 1.000.000 di euro nel 31/12/2018, quindi significa che l'ente sta riscuotendo, quindi ha una buona capacità di riscuotere i propri crediti. Buona capacità anche sulle stime dei pagamenti, di conseguenza i passivi di parte corrente si sono drasticamente ridotti. Il che, detto in parole povere, significa che abbiamo una macchina amministrativa che funziona perfettamente. Sì, sia per quanto attiene i pagamenti che per quanto riguarda le riscossioni. Quindi poi per quanto riguarda, andiamo avanti sul discorso della politica di indebitamento, diciamo che in merito alla politica di indebitamento occorre premettere che l'ente può assumere ovviamente nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento solo se rispetta i limiti prescritti dal testo unico. Nell'esercizio 2018 l'ente non ha fatto alcun ricorso a mutui, cioè non è stato fatto alcun mutuo nel 2018. Il debito residuo complessivo al 31/12/2018 di sorte capitale è pari a 10.500.000 di euro, 10.521.428. Debito complessivo. Che viene sempre in piccolissima parte da mutui molto molto vecchi, per la maggior parte da mutui recenti
accesi ovviamente dall'amministrazione sempre Sant'Agata nel Comune in poi, determinando una rata annuale complessiva di poco meno 1 milione di euro. Quindi noi un milione di euro è la rata annuale tra quota interessi e quota capitale. Io penso che a questo punto ci possiamo anche fermare, possiamo procedere alla votazione. Interventi da parte dell'opposizione, vedo i banchi dell'opposizione completamente vuoti, quindi ho detto prima, non c'è interesse, non c'era prima e non c'è interesse adesso a discutere di nulla. Chi è favorevole all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000? All'unanimità. Immediata esecuzione, votiamo per immediata esecuzione, chi è favorevole? All'unanimità. Bene. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione piano di rientro del disavanzo di amministrazione al 31/12/2018. Di questo punto in realtà già ne abbiamo parlato al punto numero 1, cioè quindi per l'approvazione del rendiconto. Il piano di rientro sempre per far fronte a quei 2.900.000 euro che sono soldi spesi in più dalle precedenti amministrazioni comunali che non avevano e comunque hanno speso e che oggi rappresentano un debito per tutti i cittadini santagatesi e che hanno pregiudicato buona parte del futuro di questa comunità e dovranno sempre rispondere perché hanno una responsabilità enorme rispetto a questa cosa. Il piano è triennale e prevede una spesa annua di 409.813,06 euro per l'anno 2019, per l'anno 2020 e per l'anno 2021. Quindi questo piano in realtà per far fronte a queste somme, al pagamento di queste somme ogni anno, è prevista o l'alienazione del patrimonio immobiliare oppure le entrate correnti generali. Quindi queste sono le due strade da seguire e quindi continuiamo a togliere, o meglio, continuano loro a togliere risorse a tutti i cittadini e a tutta la comunità santagatese. Va bene, quindi questo è l'importo per ogni anno, per il triennio 2019-2020-2021. A questo punto ovviamente abbiamo tutti i pareri del caso, del revisore dei conti, rispetto anche all'approvazione del piano triennale di rientro, dopodiché secondo me se non ci sono interventi, noi della maggioranza conosciamo perfettamente la materia perché nostro malgrado abbiamo dovuto correre il riparo a tutti questi guasti, a tutte queste brutture, possiamo procedere tranquillamente all'approvazione del piano di rientro del disavanzo di amministrazione al 31/12/2018. Chi è favorevole? All'unanimità, segretario. Per la immediata esecuzione, chi è favorevole? All'unanimità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Anche questo è un argomento prettamente tecnico che ragioniere potresti introdurre tranquillamente, comunque è stato necessario fare delle variazioni al nostro bilancio, lo dico io giusto in poche parole. La variazione complessivamente ha riguardato 107.553 euro e 8 centesimi. Allora 89.053 euro e 8 centesimi sono maggiori entrate, 45.000 euro invece rappresentano
spostamenti all'interno di capitoli già presenti e quindi li abbiamo rimessi pari a un po' più all'interno dei bilanci. Quindi la somma complessiva comunque è per 107.553 euro e 8 centesimi. Abbiamo il parere ovviamente favorevole del revisore dei conti, ovviamente le nostre carte sono sempre tutte a posto. Procediamo alla votazione. Quindi chi è favorevole alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000, alzi la mano. Bene, all'unanimità. Per l'immediata esecuzione, chi è favorevole? All'unanimità. Allora passiamo a questo punto. Diamo un po' di tempo alla segretaria di affrontare queste cose. Allora possiamo passare al quarto punto dell'ordine del giorno, sentenza del Tribunale di Foggia numero 778/4, riconoscimento 14. Allora qui manca un 1, lo mettiamo, riconoscimento debito fuori bilancio. Bene, questa riguarda una vecchia controversia, segretaria. Vedo ingegnere Galli e re di Galli, nel frattempo è morto, come dire, anche, è morta anche la persona, esatto, il tecnico che aveva dei crediti, vantava dei crediti nei confronti del Comune di Santa Cata di Puglia. I fatti sono abbastanza antichi e risalgono al 2004, sì, 2003-2004. In realtà poi che cosa è accaduto? Questo tecnico che doveva essere pagato, stiamo parlando del 2003-2004, quindi parliamo sempre di gestione Sant'Agata nel 2000, non sono mai state pagate queste somme, il credito era di 32.888 euro e 88 centesimi. Il segretario ricorda a quale circostanza è legato questo credito? Progetto della Filone. Quindi un progetto probabilmente finanziato, compresi i soldi che dovevano dare al tecnico, che nel frattempo evidentemente erano serviti. Residuavano appena circa 33.000 euro, non è nel lontano 2003-2004, quindi una bella sommetta. Stiamo parlando di 15 anni fa, minimo tra i 15 e i 16 anni fa, era un bel gruzzoletto e certo, normalmente quando si fanno i progetti, nei computi ci sono anche le spese poi per i tecnici, evidentemente questi soldi come al solito erano serviti o servivano per fare altre cose, quindi il tecnico poteva aspettare qualche festicciola, qualche cosa così da fare al momento. Bene, questi 32.888 euro in realtà quindi sono diventati fino alla fine 44.871, da aggiungere a tutti gli altri debiti generati sempre dall'amministrazione Sant'Agata nel 2000, perché qui parliamo di progetti finanziari, parliamo di acquedotto, e quindi spese che dovevano essere, che avevano già una copertura per cui c'era un finanziamento. Bene, che cosa è successo? In realtà questi signori, non so se l'ingegnere o gli eredi Gallo, nel 2014 c'è stato un decreto ingiuntivo comunque emesso dal tribunale, cioè la cosa man mano è andata avanti, poi si sono svegliati anche nel corso degli anni, e su richiesta dell'ingegner Galli, dice quindi il testo, che l'ingegnere era ancora vivo, e era dovuta la somma di 32.000 con questo decreto ingiuntivo 888 più le spese di procedura 881 euro, altrimenti diventa un po' troppo. La sentenza emessa dal tribunale, la numero 278 del 2014, perché il comune nel frattempo, comune di Santa Cata di Puglia, sempre in gestione Santa Cata del 2000, ovviamente per generare altra spesa e semmai per dare anche qualche piccolo incarico, fatemelo dire, professionale, senza copertura finanziaria, perché è lo sport preferito, poi vedremo il punto successivo, perché qui venivano dati quasi rigorosamente tutti gli incarichi legali senza copertura finanziaria, senza indicare la spesa, tanto poi pagava pantaloni alla fine
Quindi pur non avendo soldi loro continuavano a sperperare e a buttare soldi. La maniera peggiore è questa di opporsi ai, era e lo è ancora ai decreti ingiuntivi, quindi hanno generato un altro po' di spesa, interessi legali quando si è chiusa la giostra, perché ovviamente il tribunale ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo da parte del Comune di Santa Chiara di Puglia, condannando inoltre il Comune di Santa Chiara di Puglia al pagamento delle spese e competenze quantificate in appena 2.800 euro con rimborso di IVA e CAP come per legge. Quindi praticamente in data 21 marzo 2019 è stata acquisita la sentenza al protocollo del Comune di Santa Chiara di Puglia e noi come al solito e i cittadini santacatesi, più che noi ovviamente con l'amministrazione, ci accingiamo questa sera a riconoscere questo ulteriore debito, perché i debiti vanno onorati e vanno pagati, di appena 44.871,97 euro. Praticamente rispetto al credito originario di 32.888 euro ci sono appena 12.000 euro in più di spesa, ma a questo tolte le spese, però qua vanno aggiunte le spese che il Comune ha sostenuto quando ha dato l'incarico legale per opporsi al decreto ingiuntivo. Quindi pensate quanto è costato questo scherzo alle casse del Comune di Santa Chiara di Puglia. Un altro regalo a tutti i cittadini. Grazie per ovviamente questi lasciti. Così avete distrutto il futuro di questo paese. Fortunatamente noi stiamo rimediando tutte queste cose. Bene, detto questo, penso, segretaria, che possiamo procedere alla votazione. Allora, sì, il pagamento ovviamente è stato concordato con gli eredi Galli, perché nel frattempo l'ingegner Galli è passato a miglior vita, in tre esercizi finanziari, quindi questa somma è stata divisa in tre. Anzi, vi leggo adesso quali sono gli importi. Adesso vediamo un po', segretario, un attimo solo, che vediamo. Piano piano, ci mettiamo due chiavi, vediamo un po'. Allora, sì, gli importi sono 14.957 euro entro il 31 maggio 2019, entro il 31 maggio 2020 altri 14.957 euro, entro il 31 maggio 2021 altri 14.957 euro, quindi con la modica somma di 15.000 euro all'anno da sommare a tutti gli altri per il rientro, quindi sono debiti su debiti su debiti, perché queste somme si pagano, ci siamo tolti quest'altro debito che ha lasciato, scusate se mi ripeto, ma la parola debito è quella che emerge quando si parla di amministrazione di Santa Chiara nel 2000, è quella che emerge con maggiore facilità. Chiudiamo anche questa faccenda del riconoscimento appunto del giusto compenso che l'ingegnere Galli doveva avere. Abbiamo solamente speso, hanno speso solo oltre 12.000 euro in più, chiedo scusa, più le spese ovviamente per l'incarico professionale. Complimenti a loro. Allora, chi è favorevole all'approvazione ovviamente, quindi al riconoscimento del debito fuori bilancio che riguarda la sentenza del Tribunale di Foggia numero 278 del 2014, alzi la mano all'unanimità. Diamo anche qua l'immediata esecuzione. Chi è favorevole all'unanimità? Allora, riconoscimento, signori, passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, tanto per cambiare, restiamo in tema di riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194, lettera E, avvocato Rocco Maruotti, ricordiamoci bene questo nome. Allora, solito copione, incarichi dati all'avvocato Rocco Maruotti, perché è stata fatta una transazione con l'avvocato Rocco Maruotti, perché aveva, come dire,
non so, non aveva fatto una fattura, ma aveva fatto un conteggio che si aggirava intorno ai 12.000 euro. E così ha presentato le parcelle. Bene, noi abbiamo chiesto un abbattimento di questa somma del 20%. L'avvocato Rocco Marotti, nella sua magnanimità, ha accettato, per cui il comune di Sant'Agata deve all'avvocato Rocco Marotti, per incarichi ricevuti sempre dall'amministrazione a guida Sant'Agata nel 2000, e solite delibere di senza impegno di spesa, affidamento di incarichi professionali senza pagare alla spesa, loro facevano tutto a credito, anche gli incarichi professionali, tanto pure il legale sapeva che prima o poi i soldi li doveva prendere, al legale non poteva che far comodo, voleva accettare l'incarico, tanto poi il pantalone prima o poi avrebbe pagato, e poi avrebbe pagato ancora più di prima, perché così le spese aumentano. Vi voglio solo, come dire, parlare del tempo o in che, quando sono stati dati questi incarichi. Allora, gli incarichi riguardano 6 delibere, la numero 13 del 31 gennaio 2014, guardate bene gli anni, la numero 33 del 26 marzo 2012, la numero 22 del 19 febbraio 2014, la numero 21 del 19 febbraio 2014, ben 3 incarichi prima delle elezioni del maggio 2014, perché ce l'ha tutta. Poi ce n'è una che è abbastanza stagionata, la numero 113 del 29 maggio 2007, quindi appena 12 anni fa, però che bella forza questi avvocati che sono stati così capaci di resistere, di non chiedere le loro spettanze per 7, 8, 10 anni. L'altra invece è la numero 200 del 21 novembre 2011, quindi noi dopo un po' di anni, tolte quelle del 2014 che sappiamo tutti, immaginiamo per quale motivo, voglio dire, queste insieme ad altre sono state affidate, e altre sono tutte cose d'epoca e cose antiche, comunque sono accomunate tutte dalla stessa cosa. Nessuno di questi 6 atti deliberativi aveva la copertura finanziaria, per cui hanno affidato come al solito, poi qualcuno non comprende bene il gruppo politico Sant'Agata nel 2000, quando la Corte dei Conti fa delle contestazioni, le ha fatte a loro, dicendo ma scusate, ma gli impegni di spesa, io ho l'impressione che qui non si conosce l'ABC proprio del, come dire, del funzionamento della macchina amministrativa, perché cose di questo tipo io ne ho viste poche in vita mia. Qui è una cosa diffusissima, lo sport nazionale, incarichi senza copertura finanziaria, benissimo, o meglio malissimo, perché questa è stata la gestione per 15 anni di questo comune, e oggi noi insieme a tutti i cittadini sant'agatesi ci impoveriamo di altri 10.000 euro da pagare, in anche questo in più esercizi finanziari, è vero? Quindi ci ha fatto credito l'avvocato Marotti, è giusto, ha accettato la nostra proposta, sempre triennale, segretario. Bene, vediamo un pochino. Ah, ecco, sono sempre maggio il mese dei pagamenti, 31 maggio 2019, quindi a breve 3.200 euro, altri 3.200 euro al 31 maggio del 2020, e 3.100 euro al 31 maggio del 2021. Restano sempre debiti, i soldi che il comune deve dare, per cui l'impoverimento continua, ma noi abbiamo la forza di andare avanti e di garantire ai cittadini sant'agatesi non solo quello che c'era prima, abbiamo dato anche altro, aiuti soprattutto ai sant'agatesi, e ci apprestiamo a darne altri per il futuro, gestendo nel modo migliore il denaro pubblico, ciò che non è stato in grado di fare Sant'Agata nel 2000. Allora, chi è favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio? È chiaro che per noi è un atto dovuto, questo lo devo dire, segretario, perché chi ha lavorato deve essere pagato, altrimenti aumentiamo ancora di più le spese. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, lettera E. Avvocato Rocco Marotti, chi è favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio? All'unanimità, segretaria, anche qua c'è l'immediata esecuzione, chi è favorevole all'immediata esecuzione? All'unanimità.
e anche questo debito, diciamo, per il momento è stato tolto. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è una sorta di nomina, che è quella del nuovo revisore dei conti per il triennio 2019-2021. Vi faccio la storia: sapete che ormai la nomina dei revisori dei conti viene fatta a sorteggio, la fa la prefettura, non la facciamo nemmeno noi. Beh, una decina di giorni fa più o meno c'è stato il sorteggio in prefettura e quindi è stato estratto il nome del nuovo revisore dei conti per il comune di Sant'Agata per il triennio 2019-2021, tale che sia il dottor Maiorano, se non sbaglio. Adesso vediamo anche il nome di battesimo: Oronzo Maiorano. Benissimo. Allora, votiamo sulla nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2019-2021. Chi è favorevole? All'unanimità. Anche qui c'è l'immediata esecuzione. Chi è favorevole all'immediata esecuzione? All'unanimità. Signori, gli argomenti dell'ordine del giorno per questa seduta del Consiglio Comunale sono terminati, per cui la seduta viene sciolta. Auguro una buona serata a tutti.